si avvia alla realizzazione un sogno, un antico sogno che io accarezzavo già quando ero presidente della provincia di Catania, quello di dare al capoluogo Ateneo un museo regionale, un museo archeologico che riqualificherà non soltanto l'edificio ottocentesco della manifattura dei tabacchi, che ha avuto un ruolo importante nell'economia cittadina, ma riqualificherà anche il quartiere di San Cristoforo, che ha bisogno di un centro di attività culturale che abbia una ricaduta anche economica, perché il museo apparterrà al quartiere, apparterrà alla città, apparterrà a tutto il mondo della cultura e delle scienze, perché conterrà reperti di grande valore. Uno sforzo finanziario che abbiamo compiuto come regione e con fondi europei per circa 5 milioni di euro, 18 mesi per poter completare l'opera, ma noi stiamo pressando sull'impresa perché si possa realizzare in tempi ancora più brevi. Alla fine questo straordinario edificio diventerà uno spazio museale e culturale di grande prestigio, di cui la Sicilia aveva assolutamente bisogno.